stabilire in base a quale criterio si definisce giusta una riforma di questo tipo. Il primo criterio è stato quello del risparmio, no? La motivazione che è stata data, è una motivazione risibile perché insomma, è un risparmio di un ammontare che è un settimo di uno soltanto dei 90 F-35 che lo Stato italiano che compra dagli Stati Uniti, quindi una cosa risibile. C'è poi un secondo motivo che è quello un po' nascosto, cioè di un attacco alla Repubblica parlamentare, cioè alla Repubblica rappresentativa. E da questo punto di vista non è giusto perché la democrazia è una democrazia rappresentativa, ma si capisce che venga appunto da quelli che sono i sostenitori della democrazia diretta. Io continuo a dire che la vera motivazione che potrebbe avere quella riduzione non è stata mai enunciata, e cioè che noi da 50 anni abbiamo altri 900 legislatori che sono i consiglieri regionali. E questa potrebbe essere una motivazione, naturalmente se si riuscisse a stabilire un maggiore raccordo tra i 20 parlamentini, no, regionali e il Parlamento nazionale, perché oggi noi abbiamo 21 Quindi lei legislatori in dice Italia. se ci fosse un raccordo, ci sarebbe una compensazione e non sarebbe Sì, più. perché una parte dell'attività legislativa oggi viene svolta dalle regioni, insomma, che hanno potere legislativo, a differenza delle regioni francesi, quelle italiane hanno potestà legislativa, cioè svolgono la stessa funzione del Parlamento nazionale. Se davvero Parlamento nazionale e parlamentini regionali, cioè i consigli regionali, si raccordassero di più e una parte dell'attività legislativa venisse più organicamente svolta a livello regionale, forse questa potrebbe essere una spiegazione della riduzione del numero dei legislatori Nazionali. nazionali, Però cioè del 21° Parlamento, che è il primo questa nazione. spiegazione al momento Nessuno l'ha non è data. stata data. Allora,